Buongiorno, benvenuti e bentornati sul mio canale. Finalmente faccio un nuovo video. Perdonatemi per l'assenza, però sapete bene che ho passato un periodo un po' complicato. Sì, ho cercato perlomeno di mettere sul canale un video a settimana, ma mi è stato abbastanza difficile. Finalmente ho terminato gli esami di abilitazione, quindi finalmente sono geometra. E adesso sono libera. E per chi se lo stesse chiedendo, devo fare il giveaway? Sì, perché ormai abbiamo superato i 2000 iscritti. Grazie, vi amo tantissimo. Però anche quello, adesso che ho un pochino più di tempo, posso comprare delle cose per regalarvele. E se avete anche dei consigli o delle idee per nuovi video, fatemelo sapere sempre giù, perché io vi leggo sempre tutti quanti, vi metto tanti cuoricini. Allora, veniamo al succo del discorso. Che cosa vi mostro oggi? Oggi vi mostro gli acquisti che ho fatto dalla Lidl, che sapete che da Natale mettono sempre tantissime cose carine. E siccome appunto ho passato l'esame, mi sono fatta questo regalo e mi sono regalata alcune cose. Iniziamo con questi sticker. Io adesso non mi ricordo benissimo i prezzi. Ho recuperato lo scontrino, così vi dico anche i prezzi. Allora, questo set di adesivi, spero di poterli usare per il calendario dell'avvento che voglio realizzare, li ho pagati 69 centesimi e c'erano tantissimi adesivi così, con gli altri tipi di numeri. E poi c'erano tipo per esempio le decorazioni di Natale, quindi Babbo Natale e cose varie, ed erano carinissimi. Poi ho preso questo set di fogli che non ho mai preso, però per forza adesso non dovevo comprarlo perché è troppo bello. Guardate, meraviglia. Ci sono tanti colori ed è un cartoncino abbastanza rigido e abbastanza spesso, che per i miei lavori va sempre benissimo. E l'ho pagato a 2,50 euro. Poi veniamo a questi altri bellissimi. Questi li ho pagati 99 centesimi. Anche questi sono troppo grandi per farveli vedere tutti quanti. Sono degli adesivi praticamente che si possono mettere alle finestre. E io li adoro. Sono poi riutilizzabili, si possono staccare e riutilizzare. Appena poi li metto ve li mostro perché sono troppo carini. Questo così, guardate sotto. Un attimo che vi mostro. Guardate che carino, con tutte quante le cose molto natalizie. E quest'altro, ragazzi, è stupendo. Poi 99 centesimi al foglio, cioè bellissimo. Gli occhi di neve, che sono singoli, cioè nel senso non sono tutti quanti attaccati come Babbo Natale, si possono attaccare in varie parti. E sono tipo in rilievo, sono bellissimi. E poi c'è Babbo Natale con sotto le renne, guardate che bello. Stupendi. E poi veniamo ai pezzi forti. Pezzi forti sono questo qui, che ho fatto un po' un macello come il mio solito. Quindi in realtà mi sono resa conto dopo che c'era un set che era quello azzurro ed era perforatrice, quindi faceva i buchini con le forme. Questo invece fa solo i rilievi. Ci sono rimasta un pochino male, però vabbè, sia, comunque è bello lo stesso. E questo viene 6 euro. Allora, questo praticamente è una pistolina così, e poi ci sono tutte quante le varie forme. Questa è la stellina. Ok, quindi si inserisce qui così nella pistolina, poi si prende un foglio sul quale si vuole fare tipo per esempio non so, un foglio regalo o semplicemente un foglio su cui scrivere, si preme e non fa altro che creare il rilievo sul foglio della nostra stellina. Invece poi c'era l'altro set che tagliava proprio il foglio. Un'altra cosa che desideravo da tempo erano i timbrini. E c'erano anche questa cosa di due tipi: quelli prettamente natalizi, che se non mi sbaglio erano verdi, e questi qua invece che erano, diciamo, per un uso non natalizio. E ho preferito prendere questi perché comunque appunto li posso utilizzare in tutto il periodo dell'anno. La farfallina, poi abbiamo il fiocchettino, la caramellina, il palloncino, il regalino, insomma tantissime forme. E praticamente questi sono degli stampini molto basic, timbrini, perché dico stampini. E anche questo, come al solito, la Crelando fa veramente delle confezioni stupende. E poi per il prezzo, questi anche sono 5 euro. Sì, 4,99. E questi qui sono fantastici, perché guardate, con la scatolina trasparente, sono tutti quanti messi, vi faccio vedere se non cadono, così, quindi comunque non si vanno a rovinare. E poi abbiamo sia l'inchiostro, che c'è di vari colori, non l'avevo visto, c'è sia questo qui che è blu, viola, rosso e verde. E poi c'è quest'altro timbro, che credo che sia per quelli più grandi, che è completamente nero. E come vi ho già detto prima, ci sono tutti quanti i timbrini.
Quindi io andrei subito a provarli, ovviamente, perché con voi li voglio provare. Prendiamo per esempio il fiocchettino che io adoro tantissimo e vediamo di farlo tipo... No, vabbè, bellissimo. Guardate, troppo carini. E poi penso che li possiamo pulire anche con una semplice salviettina. E proviamo il cupcake. No, ragazzi, sono fantastici, stupendi, meravigliosi. E questo è quanto. Quindi, non ho comprato chissà quante cose perché sapete che prendo sempre le cose che mi servono. Io niente, vi saluto, spero che questo video vi sia piaciuto. Vi saluto e vi mando un grosso bacio. Ciao!